Salve, eccoci qui, un nuovissimo episodio su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la missione rituale dell'ascesa, cioè più che altro la fredda fiamma di Anion, dove appunto eravamo andati a Sidan e avevamo, comunque più o meno si chiamava così, avevamo riacceso Silarn e avevamo riacceso la fiamma del faro. Ora, Yes, I con una don't like serie you di and don't want to talk tradimenti to you. uno dietro l'altro. Ora, qual è il nostro scopo? Parlare sia con l'uno e con l'altro per capire il rituale di ascesa al momento che dobbiamo sostituire uno dei due Another duchi. sheep return. I'm disappointed in your choice. You'll find mania to be a. Bla bla bla. Sostituire un duca. Interesting. Not many wish to hear about such things, but I would be glad to oblige. Becoming the Duke of Dementia requires passage through the Ritual of Accession, specific guidelines set forth by Arden Sul himself. Rituale dell'ascesa. Seldom is the subject ever br. Wait a moment. Did you want to hear the history of the ritual? Sì. Dimmi cosa fare. No, vabbè, spiega la storia. As it happened so many years ago, my lord Arden Sul suspected a traitor in his midst. Not wishing to find himself on the wrong end of a blade, he gathered his flock here in the Sacellum. By poisoning the sacramental wine, Arden Sul was able to suppress any such conspiracy in one fell swoop. Li ha uccisi tutti lui? Yes. He then removed their hearts from their bodies and used his ancient scrying technique, known as visceromancy, to read their lifeblood. When Arden Sul couldn't divine the traitor's true nature in their hearts, he became distraught and took his own life in the same way. From that day on, the ritual of accession for the throne of Dementia was set. Come vedete, quando parleremo con Mania ci darà una definizione totalmente diversa. Perché, come vi ho spiegato nello stesso episodio, proprio questo è lo pieno stile Shaveri Island. Dimmi cosa fare. Very well. Spoken like a true son of the demented. To become the ruler of Dementia, the current leader's heart must be cut out and brought to the altar of Arden Sul in the Sacellum. Once this is done, I can pronounce the heart bearer a duke or duchess. Then, all that is required is the blessing of our lord Sheogorath. Ok, vabbè, alto sacerdote di Demenza, il rituale dell'ascesa per Demenza è semplice. Sil dovrebbe essere uccisa dal successore proposto e il suo cuore è portato all'altare di Arden Sul nel sacello. Adesso dovrei parlare con Dervi, intraprendere il rituale di mania. The great torch shines with the pure light of mania. You chose well. In Ok. accordance with the ancient tradition, receive now the raiment of Arden Sul in honor of your mighty deed in service to mania. Tra parentesi, PS, ci dà questa bella veste, onestamente, veramente molto ma molto bella, la preferisco a quella di Demenza, perché quella di Demenza è quella che è il maggiordomo di Sil, quindi quella con gli spallacci neri, tutta nera. Poi niente, invece è molto più eccentrica. Tra l'altro, guardate che figo il colletto altissimo, nonostante si compenetra con tutto quello che voi metterete in testa. Fortifica e volontà, resisti a paralisi, scudo, fortifica intelligenza, paradosso, cioè praticamente è roba da mago, noi non siamo un mago, però preferisco avere le vesti di Arden Sul, anche per un motivo puramente, diciamo, pseudo-storico, perché mentre loro ci danno solo le vesti dell'intrigo, che fondamentalmente è un oggetto incantato unico, ma è un oggetto incantatico, sì, vabbè, incantato, le vesti di Arden Sul si presuppone siano proprio di Arden Sul, anche se, come abbiamo visto nello scorso Tread the humble episodio, path non si sa and nemmeno chi climb the cazzo è mountain. Arden Sul, dal momento che uno da una versione e uno ne dà l'esatto opposto. Happy. Arden Sul. Yes, Arden Sul. Doesn't the name simply roll wonderfully off the tongue? No, è He brutto. was the sovereign of thought and a regnant artist. To call him a simple craftsman would not suffice. Know him as the artificer superior.
un demiurgo praticamente. Words dripped like honey from his tongue, and his songs were intoned with extraordinary verisimilitude. Had we been blessed with his constant presence, the Isles would be a maniac's paradise. Rituale dell'ascesa. An important part of our history, my friend. I would be glad to tell the tale if you have a moment. Ok, raccontami la storia. Arden Sul was perhaps the greatest duke to walk our land. Many years ago, he decided to hold a night of absolute indulgence, resplendent with dance, wine, and sex, to celebrate his fondness for his brethren. The green moat flowed like water in a stream as the revelers voraciously succumbed to its rapturous ways. Non sembra affatto letale. Ah, but it was. As the bacchanal reached a crescendo, the people began to clutch their chests as their very hearts exploded. The green moat had taken its toll. The ground stained a deep crimson as the sanguine liquid flowed from their lifeless bodies. To represent that night, when the ruler of Mania is to be replaced, he partakes of the green moat and allows his lifeblood to flow upon the altar. Dimmi cosa fare. Certainly. When the ruler of Mania has decided it is time, he will choose a successor from his court. The successor is invited to a huge celebration, a night of hedonistic revelry, wine, song, and of course, green moat. During this, the exiting regent imbibes 3 doses of the potent drug. This causes his heart to burst, and his lifeblood flows from his body. Okay. The successor then gathers the drug-tainted blood and brings it to the altar of Arden Sul in the Sacellum. Once this is done, I will proclaim the successor a duke or duchess. Then, Sheer Gorath gives his blessing, and the cycle is completed. Ok. Io onestamente vorrei fare tutti e due, però non posso fare tutti e due. Cioè, quantomeno vorrei arrivare alla fine di tutti e due e poi decidere o uno o l'altro, ma è una cosa che non si può fare. Però vi assicuro che le missioni sia di Duca che di Mania, cioè sia di Duca che di Mania, sia del Duca di Mania che del Duca di Demenza, in realtà sono molto diverse, ma molto diverse. You're back! How nice for you! Does that mean you've made a decision? Or are you lost? Suicidal? Just let me know. Bella domanda. Ma io mi chiedo, se io evoco Askin, per curiosità, ci può dare delle informazioni? Come visit again. Eccolo un po'. Look out your eye. How can I make your life easier? It's what I live. Sostituire un duca. I offer you this. Remember who it is you're attempting to replace. You'll need to approach them in a manner to which they are not accustomed. Syl anticipates plots against her, so expect heavy resistance that may require a great deal of fighting and physical exertion. Okay. If you wish to replace Thaden, try a less direct approach that will involve cunning and subterfuge. He isn't likely to see you coming. Rituale dell'ascesa. Obviously, no matter which path you take, it ends in the death of either Syl or Thaden. Just remember not to deviate from the ritual's guidelines. One would hope you can do that. Gigalag? I fear it won't be long until he makes his presence known. Without Sheer Gorath on his throne, the realm is likely doomed. Again. Grigia marcia? It seems our Lord believes you are the key to stopping it. Perhaps he's right. He's had worse ideas. Ah, cioè, a volte ha avuto idee peggiori. Clowns? What a mess. Ah. Okay. He wishes you to gain the respect of the people, to be a leader once he is gone. It is an interesting concept. Yeah. My work is never done. Okay.
Onestamente credo che sceglierò Mania perché Mania non vi dico com'è la missione, però Demenza fondamentalmente iniziamo a inseguire Syl che inizierà a correre per il suo palazzo, si scopre che è un piccolo dungeon sotterraneo con delle trappole, dovremmo uccidere un botto di seduttrici oscure e alla fine stare a lei, però nulla di particolarmente strano, non visto altro. You're Quindi, back! A decisione. friendly word of warning before you choose. Once you've decided which duke to replace, there's no turning back. One choice. No more. No less. Try not to do something stupid. So which is it? What will it be? Mania? Dementia? The suspense is killing me! Or you, if I have to keep waiting. Beh, onesto. Scelgo Teodon, duca di Mania. A safer choice, perhaps. Maybe you'll live through this. Thaden's a bit lost these days. Not that it's a bad thing, it suits him. Until now. Besides, won't it be a grand surprise when you make his heart burst from too much greenmoat? Thaden loves surprises. Non credo sia il tipo di sorprese che ami, onestamente. Tadon. Thaden may be in a constant state of euphoria, but I wouldn't underestimate his intelligence. This is so much fun! Sì, perché Tadon è proprio il classico personaggio che sembra stupido, ma in realtà è estremamente intelligente. He'll be here soon, and I'll be gone. Can't say I like the sound of that. I like the sound of other things, though, like birds and bones cracking. Mania. E demenza, fateci sempre caso. It'll be in full swing soon. Excited? You shouldn't be. It's the death of all things. But if we can get you into shape, we might stand a chance. You'll lead my forces, inspire my people. Hopefully, everyone won't end up dead. No, non è sto. Comunque, quando ho detto mania e demenza, perché come vedete lui nei suoi discorsi mette sempre una parte di mania e una parte di demenza. Quindi fondamentalmente vive sempre e comunque in questa dicotomia, perché lui, come sempre, è l'unico e l'unica persona che incarna questa dicotomia, appunto. Mentre tutto il resto delle isole sono nettamente divise. Ora, io sto camminando di qui, non mi sto teletrasportando direttamente al palazzo perché devo trovare una posizione più o meno carina. Ecco, manco per il cazzo. Come vedete, nella torre del sacello c'è la fiamma di Mania. Se accendete quella verde, di demenza, semplicemente usciva una fiamma verde. Non è che cambia moltissimo la situazione. Quindi ora risaliamo. The Aurels no longer defile Holy Sylarn, thanks to you. È bellissimo che in realtà abbiamo Speak fatto quickly, tutto. mortal. Cioè abbiamo fatto tutto il contrario di tutto. Quindi andiamo da Mania. Ok. Greetings. Tu, How can I help you? che hai Please, un'alta go on. opinione di me, Rumors, I've heard that skinned hounds don't like non mi frega. Tadon. such a kind and noble man. In times like these, it's good to have a leader who still enjoys all the modern pleasures mania has to offer. I piaceri? Well, yes, apart from enjoying his painting, reading a good book, or a rousing night of erotic bedroom Ok, la games. parte finale potevi evitarla. I'm speaking of Greenmoat, of course. There is no greater pleasure. If I didn't have such a busy daily routine, I'd likely indulge myself in its pleasures more often. Procedura giornaliera. Very well. I see little harm in telling you. No. After a bit of reading in the garden and running my special errand at noon, I like to shop at Books of Bliss. Around 8 p.m., we are served dinner. Gundlar is quite a chef and prepares Thaden's meals personally, adding just a hint of Greenmoat. After that, we dance, we sing, or we do whatever else suits my lord's tastes. Ok,
E poi è mate verde. Ah, il mate tipo è quello cinese, suppongo. O sto sbagliando, è quello giapponese. Vabbè, in ogni caso io le chiamo menta verde. Green mote is the refined version of the spores that are harvested from the spore trees that dot Mania. We keep the green mote safely tucked inside the green mote silo. You can imagine the ruckus if its location was known. Beh, intanto i Only a tossicodipendenti. select few, such as myself, know the silo's location. However, we are sworn to secrecy. Tadon. Yes, I must attend to him. Speaking again, Stai zitto, meta verde. there isn't enough gold or enough jokes in the world that would convince me to tell you. Lei non parla. Farewell. Good day to you. E se sta andando ora? Perché il problema è che lei non ci ha detto a che ora va a fare il suo compito speciale, sono detto a mezzogiorno. Beh, diciamo che più o meno è mezzogiorno. Quindi aspettiamo con tranquillità che la nostra amichetta delle favole, con gli occhi porca troia, come si dice? Troppo grandi sono sproporzionati. Quindi sproporzionatamente grandi. Ecco, ci sono riuscito. E scusate, alle volte mi impappino veramente con le parole. Ma cioè, ci sta andando ora praticamente. Che culo. Siamo andati a parlare proprio nel momento in cui lei va al silo. Salviamo un po'. Cioè, teoricamente non potevamo avere tempismo migliore di questo. Ogni tanto ci compare perché le guardie delle Shaveri Island non sono come le stupide guardie del continente di. Ho seguito Grande Occhio fino all'alcova irrilevante nel cortile del palazzo. Dovrò controllare da questa posizione favorevole e vedere cosa fa. Sono bloccato comunque, ragazzi, non riesco a muovermi. Ho osservato Grande Occhio mentre faceva scattare l'entrata segreta di Silo del Mentaverde. Deve entrare e procurarmi due dosi aggiuntive della potente droga senza farmi scoprire. L'ho visto due volte salire e scendere quel coso. In ogni caso, altro salvataggio, se no se ci scoprono non voglio fare di nuovo tutta la storia di tutta la strada di nuovo. Porca troia. Si vede un cazzo. Poi Silo è un coso, come si chiama? Mia ricompensa. È una tana. Dovete ingegnarvi nel fare qualcosa di un po' più carino. Però qualcosa mi dice che qui non troverò gli Elytra. Tutto ma non Elytra. Che d'argento. Che poi ce lo segna pure come furto. Ma porco giuro. Di qui. Abbiamo due santi dell'oro. Lì ne sta venendo uno. Ok. Se noi saltiamo sul fungo sulla destra, poi vedete l'angolino del menu. Ecco. Io vorrei saltare. Qui. No, porca troia! Ci è mancato poco. Ma veramente poco. Ok, passa. Vai, mio piccolo santo d'oro libero per le tue posizioni. Perfetto. Ombra. Totalmente ombra. Ma dove cazzo, porco Giuda, guarda lì. Bene. Non mi vedi, perfetto. Salviamo. Salviamo
salviamo, perché i Santi d'Oro non sai mai quanto possono essere figli di puttana. Per il fatto che sono duri, 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 duri. Ora. Ma la domanda che mi affligge è, secondo voi Teodoro non ha letto con i Santi d'Oro? No, perché io se fossi il Duca di Mania ci andrei. Ma io sto per diventare il Duca di Mania, fermi tutti! Ok. Quindi... Ah, posso dire, che cazzo lo posso rubare? Quindi... Ah, ok, c'è qui la discesa. Ora dicevo, porca troia, ma... È a strapiombo, dopo devo prendere un'altra via. Vabbè che dopo prenderò comunque sempre un'altra via. Per comunque esplorare il più possibile la struttura. Potete mettere almeno una guardia perenne qui. Ecco sì, il porco. Quindi questa è tutta, tutta, tutta la menta verde. Mucchio, menta verde aggiunto. Ho ottenuto due dosi di menta verde. Adesso devo introdurmi fortemente nella cucina di Tadon poco prima delle 8 e cercare di introdurre le dosi extra nel suo pasto serale e nel suo vino, senza farmi vedere, oppure riprovare domani sera. Preparare i pasti al mattino, quindi dovrò attendere il suo pomeriggio per avvelenare il suo cibo. Ah, ma ne posso prendere quanta cazzo mi pare, giusto? Aspetta. Noi abbiamo... menta verde. Invece questa è menta verde grezza. Tutta grezza. Ti dirò. Ti dirò. E poi mi verrebbe da dire, allora chi è l'Heisenberg della situazione? C'è da dire che è veramente figo tutto questo. Cioè un intero silos di droga con tanto di banchetto d'alchimista e tanta, tanta, tanta menta verde. 4, 5. Ne prendiamo 6, dai, perché... per par condicio. Se me la porto anche a casa. Cioè, se per sbaglio una guardia entra nella mia casa a Skingrad, porca puttana, ci arrestano in blocco tutti. Tu da dove vai? Da lì. A me poco importa, perché io prenderò questa via, giusto per esplorarlo tutto. Perché comunque, visto che c'è un bel po' di loot in giro. Se passo di qui mica ti incazzi, no? Perfetto. Ben venga. Poi porco Giuda, i duchi di Mania e Demenza sono sempre dei cazzo di merda del cazzo. Gli occhi che molto probabilmente stanno lì perché sono più longevi. Però fino a un certo punto, Di lì ci siamo andati, di qui no, decisamente. Cosa abbiamo? Un ceppo scavato, che in realtà non è scavato, ha solo delle escrescenze escrescenze verdognole, ma lasciamo fare. Ok, e ora loro ci verranno incontro, giusto? No, porca troia, pensavo mi venivi incontro. Quindi salviamo e ci dirigiamo direttamente verso l'uscita, sperando di non ingappare, usando un termine estremamente dialettale, della nostra amica di Merente, che non è il Pacciani, ma è grande occhio là. Sinistra, perfetto. Tiriamo dritto. Ora, non sappiamo che ore sono. Quando siamo entrati era più o meno l'una del pomeriggio, sono le 4, abbiamo 4, cioè no, 3 ore e mezza per entrare, avvelenare il cibo e sparire. Comunque le due vesti di intrigo erano uguali a queste. E potrebbe funzionare. Il problema è un altro. Dovremmo essere rapidissimi. Ma veramente rapidissimi. Mentre sta già lui pronto nella... diciamo nel momento per mangiare. Gundare il cuoco. Ok. Salviamo, veloci.
Anche se non credo faremo in tempo, 3 ore è veramente poco, facendo conto che ogni secondo passa un minuto. Quindi sì, se vi dico 3 ore, dici, ma porca puttana, è tutto il tempo del mondo. Però se poi vi dico che ogni ci abbiamo 3 minuti fondamentalmente, e beh, la percezione cambia. Via. Vedo che ci sono molti di questi pinicoli. Non mi vedi? Ci sono delle pinze. Che merda. Oplala. Vieni a chi è che ti sta per avvelenare il cibo? Io. Chissà che altro devo fare. Mi perdoni, che cazzo altro devo fare ora? Perché mi segni due... mi segni due cose. Devo leggere la nota. Devo avvelenare il vino. Tu nel mentre salva, Cristo. Fammi vedere. Che cazzo altro devo fare? Ho tenuto a mente verde. Adesso devo introdurre Ene poco prima delle 8 e cercare di introdurre le dosi extra nel suo pasto serale e nel suo vino. Vino economico, pergamena. Che cazzo è il suo vino? Perché qui fondamentalmente me li fa... Ah, ecco. Dovrei recarmi nella zona dove si consumano i pasti alle 8 per il banchetto serale. Ok, non so se di fatto sta venendo qualcuno. Però nel mentre facciamo un altro salvataggio. Perché, cioè, teoricamente quella bottiglia di vino la potevo vedere. Però sapete com'è? Avendo i santi d'oro alle calcagna, non mi sembrava una brillante idea uscire una torcia. Ok. Le altre zone le potremmo esplorare, però preferisco esplorarle quando sono duca di mania, quindi avere ufficialmente il permesso per farlo. Ok. Entrati qui, andiamo a dare un'occhiata al nostro bellissimo pranzo. Che ore sono? Ah, le 5, cazzo. Diciamo le 6. Abbiamo uno scarto di 2 ore. Come vedete, ogni secondo che noi apriamo passa un minuto. Quindi fondamentalmente salviamo, aspettiamo che si fa un orario tipo le 7, fondamentalmente, sì. 6 e 7. Che succede? Aspettiamo qualche secondo. Magari si sente a disagio. Non vuole che io lo guardi mentre mangia. Che ore devo aspettare? Devo recarmi nella zona dove si consumano i pasti alle 8 per il banchetto serale. Osservare gli effetti della menta verde. Noi qui siamo. Ora sono le 8. Precise, scoccate, lui si risiede. Perfetto. C'erano le 7.59, ma il tempo che abbiamo chiuso il menu lui è morto. Cioè lui... erano già le 8. No, non guardate. Io mi siedo qui, vicino a lei. Mi devi fissare tutto il tempo. Mangia e non cagare il cazzo, dai. No, alzati. Più altro voglio evitare che si siedano proprio dove mi dovevo sedere, ecco, appunto. Sono all'interno della sala principale del Palazzo di Mania, dove è in corso il banchetto serale. Osserverò gli effetti di overdose su... Ma perché è qui? Oh, my, yes. I feel especially delighted this evening. Perhaps it's time I recited my latest soliloquy.
No, ti prego, non farlo. The lady fair, our love is told, with hair as fine as soft spun gold. Lips as red as a sun-drenched dawn, skin as soft as a newborn fawn. Eyes as blue as a cerulean. È la manina sul pancino. Sì. Comincia già a sentirsi male. What? My heart can't breathe. Help me. Ma il bello, loro pensano che stia recitando. Lui esulta. Si è alzato in piedi pronunciando uno strano soliloquio, poi si è portato le mani al cuore. E si è stramazzato a terra, morto. Adesso dovrò raccogliere la maggior quantità possibile del suo sangue avvelenato. There's no need to mourn. The ritual has begun. Ok. I've heard of such a grand place. Ah, to imagine all that wonderful. Ok. May all your days be filled with enlightenment. Tu sei triste? I never suspected it was Thaden's time, but what's done is done. I honor his choice. Bene, insomma non credo voleva morire in maniera così triste. Ok, dalla rana all'uomo. Oh. Chiave casa di mania, pennello, diadema di euforia. Già signori, purtroppo la veste non potete ottenerla e scoprite che togliendo l'elmo era un boss di merda. Non che mi aspettassi altro. Ad ogni caso, ora andiamo velocemente al sacello. Di notte, ma più che altro onestamente signori, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno e con la visione di questo bellissimo cielo stellato ci becchiamo nel prossimo episodio.